La presenza ebraica a Bitonto è attestata già dal XII secolo d.C. Ovviamente si rafforza con Federico II, che era a ben volere gli ebrei, specialmente dopo la emanazione delle cosiddette costituzioni melfitane, che garantivano e davano anche sicurezza agli ebrei che si erano stanziati un po' dappertutto in Puglia. E una presenza che ovviamente dura sino al 1541, quando poi definitivamente sono espulsi anche dal sud Italia. Anche Bitonto, dunque, aveva un suo quartiere ebraico, almeno fino al 500, quando i re cattolici di Spagna, Ferdinando II di Aragona e Isabella I di Castiglia, affidarono a Tomás de Torquemada, il primo grande inquisitore, il compito di trovare e punire gli ebrei conversi, in nome della cosiddetta limpieza de sangre. Un quartiere del quale però non è rimasta traccia nell'architettura del borgo antico, ma che abbiamo provato a ricostruire. Era sicuramente a ridosso di Porta Pendina, in sostanza la chiesa di Santa Maria della Porta che è alle mie spalle, che chiudeva con un tratto di mura il quartiere periferico della città e quindi il tratto abitato, cosiddetto diciamo il quartiere ebraico a Bitonto, era tra Via Pendile e Arcomurgolo. In sostanza un percorso che aveva anche la possibilità attraverso assi viari di portarsi anche al centro, via San Domenico per esempio collegava direttamente con la cattedrale che era il centro della città e anche attraverso via San Luca si poteva accedere al centro della città avendo anche questa possibilità di interagire perché gli ebrei non erano soltanto dediti alla mercatura, già questo di per sé era un fatto rilevante perché avevano possibilità di commerciare olio che acquistavano e vendevano, naturalmente vendevano ai veneziani, vendevano anche a paesi più o meno vicini al nostro. Un quartiere ebraico che in 500 anni è stato completamente fagocitato e cancellato dallo sviluppo urbano della città. Non sono rimaste tracce né di sinagoga né di cimitero. All'interno del quartiere loro avevano il luogo di incontro in cui pregare, la sinagoga, e il luogo anche di sepoltura dei propri cari. E ovviamente è tutto stato distrutto, sinagoga e cimitero. Atti notarili ed epistole dell'epoca restano le uniche testimonianze, o quasi. Unica traccia, diciamo, la presenza di una stella, anzi di due stelle di David, al piedi del crocifisso della cosiddetta Cappella del Rapestingo, in buona sostanza la chiesa del crocifisso attuale, l'affresco che è di fine 400, inizi primi del 500. È significativa la presenza, diciamo, di queste due stelle di David ai piedi del crocifisso. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi di atto di sfregio, ma è più probabile che si tratti anche di atto di omaggio da parte di una cultura ebraica nei confronti di una cultura cristiana, visto e considerato che si era qui avviato un processo di osmosi tra cultura cristiana e cultura ebraica. Quindi penserei anche ad una sorta di atto di ossequio più che atto di oltraggio al Cristo crocifisso.